Un giorno Gandhi davanti a una folla disse: «Ma secondo voi, mentre combattevo per i diritti dell'India, quando tornavo a casa la sera, mia moglie, cosa mi diceva?» Mia moglie mi riprendeva dicendo: «Ma sei matto? Quanto deve andare ancora avanti questa storia di liberare l'India? Ti sei messo contro una nazione intera che è armata, mentre tu hai solamente la tua parola. Hai visto i giornali oggi? Sono un bollettino di guerra e le persone muoiono in tuo nome». Quando mia moglie mi parlava così, io mi sentivo morire, perché la sua era una realtà attuale, mentre il mio era un sogno futuro. A questo punto mi trovavo a perdere energia, perché mi focalizzavo sulle difficoltà, invece che sull'obiettivo. Ma quando mi capitava di pensare per l'ultima volta all'India libera, e lì sentivo che tornava tutta la mia forza e l'ispirazione. Qual è la morale? Quando mettiamo gli occhi su un obiettivo, ci ispirerà e rappresenterà per noi un motore. Se non dovesse farlo, probabilmente non è un buon obiettivo per noi e allora dovremmo trovarne un altro. Credo fortemente che quello che ci ispira faccia già parte di noi. La vita ci ha creato così come siamo. Abbiate fiducia.